Ragazzi, cheers dal canale Bella V, come state? Spero tutto bene. Allora, facciamo un video sul punto sulla serie B. Punto sulla serie B, vediamo l'ultima giornata e vediamo la prossima giornata. Sappiamo che nell'ultima giornata andiamo a vedere insieme. Dunque, è iniziata sabato 4 con Pisa-Palermo 1-1. Partita su cui ho abbondantemente parlato. Il Palermo non è riuscito a chiuderla, anche se ha giocato un po' meglio. Poi il Pisa ha pareggiato. Regina Parma, la Regina ha perso in casa col Parma. Risultato pesante. Gol di Vasquez al 68esimo. Quindi il Parma che si pone come una candidata importante per i playoff. Poi abbiamo il Bari che ha vinto ad Ascoli, vittoria importantissima, visto anche gli altri risultati delle altre. Attenzione. Brescia che pareggia in casa col Cagliari, Cagliari un po' in difficoltà, è andato in vantaggio sul penalty con la Padula, raggiunto da Bisoli, quasi a 10 minuti dal termine della partita. Il Como batte in casa il Modena, Frosinone 3-0, a valanga sul Venezia, mai vittoria è stata in discussione sembra, io non l'ho vista, con Mulattieri, Giuseppe Caso, Mulattieri doppietta, Giuseppe Caso gol, ah sì, Roberto Insigne. Quindi una partita che non è mai stata in discussione, credo, per il Frosinone, visto che è passato in vantaggio a 15esimo minuto. Spal Cittadella 2-1, Sutil batte in casa il Perugia. E Sutil è una squadra molto importante, sappiamo che ha avuto un calciomercato, un investimento nel mercato molto basso e sta ottenendo molti buoni risultati a discapito di quanto ha investito. Ternana 2-2 col Benevento, partita di due squadre che non hanno molto da chiedere al campionato. Ternana si aspettava di battere il Benevento indomito, riesce a pareggiare a Terni. E poi abbiamo visto che il lunedì il Genoa ha schiantato il Cosenza, laddove ci fossero state delle speranze, dico lato tifosi del Bari, che il Genoa non fosse riuscito a vincere col Cosenza o che Cosenza fosse riuscito a come dire, erigere delle barricate contro l'agonismo così un po' affaticato del Genoa. È stato deluso perché, come avevo detto, avrebbe vinto facilmente. È andato poi a valanga con gol di Dragusin, Gusmusson, Puskas e Jagiello. Gusmusson ha fatto anche due assist e gol, quindi giocatore da temere. In questo momento io la classifica non la guardo per scaramanzia, però stavo pensando, secondo me, in classifica a quei 3 punti che il Bari ha perso in casa col Genoa nella famosa sfida del 26 dicembre di andata. Avremo la sfida di ritorno poi a Genova e insomma questo sta un po' pesando in questo momento. Insomma, il campionato è ancora lungo e non è che finisce domani, però ci sono quei punti che ci distanziano e giocheremo la prossima, la 29esima giornata. Quindi insomma le partite stanno iniziando a diventare tante e gli equilibri lassù stanno iniziando a diventare sempre più stabili, più coriacei, perché vediamo alcune squadre che comunque sono lì e lì ci rimangono. La prossima giornata abbiamo il venerdì con Cagliari-Ascoli, una partita diciamo fondamentale direi per il Cagliari, perché ha sul risultato se vuole mirare ai playoff un po' nella parte più alta della classifica, mi seguite, visto che è un Cagliari che è un po' balbetta, che è un po' zigzaga attraverso vari risultati medio positivi o medio negativi, e quindi questa partita con l'Ascoli. Dall'altra parte l'Ascoli ha bisogno di punti, perché naturalmente punta, credo, al playoff, quindi è una partita secondo me molto da vedere, interessante, molto tirata, la vedo una partita molto tirata. Sabato abbiamo Benevento Como, due squadre che non chiedono niente al campionato. Il Palermo va a Cittadella, ma il Palermo fuori casa ha difficoltà, quindi non la vedo una partita agevole. Modena-Pisa, il Modena diciamo viene da uno score molto negativo. Il Modena le ha perse le ultime tre. Il Modena ha perso le ultime tre, non so se gli piacerà continuare a perdere. Parma su Tirol. Un incontro interessante, perché Parma è una squadra che gioca, a me piace molto il Parma insieme al Pisa, Pecchia come allenatore mi piace molto e sarà sicuramente una gara interessante. Perugia-Reggina, trasferta difficile per la Reggina, Perugia, insomma tutte le squadre che stanno in alto affrontano partite non facilissime, che Palermo va a Cittadella, Cagliari in casa con l'Ascoli che è una squadra comunque tignosa,
su Tirol va Parma, e il Parma anche ospitare una squadra fisica come su Tirol non è facile. Reggina va a Perugia, Perugia è una squadra comunque che non si dà mai doma, e quindi non è facile giocare assolutamente a Perugia. Venezia-Brescia, vabbè, due squadre che non hanno niente da chiedere al campionato, se non che salvarsi per il Venezia, assicurarsi una posizione stabile lontano dai playout, e il Brescia che sta lì per cedere. Bari-Frosinone, ragazzi, io sto iniziando a prepararla. Le indiscrezioni ancora non ci sono, arriveranno nelle prossime ore, se non domani. Il punto è che oggi sembra venerdì, ma non lo è. È una partita molto difficile da preparare. Credo che sia una delle partite più difficili da preparare, perché il Bari gioca in casa di solito un po' siamo un po' timidi, e il Frosinone è una squadra seria, tosta, ben messa in campo, che difende bene, e quando attacca non attacca tanto PD, come dicono a Roma, attacca che attacca. All'andata non ci ha infastidito molto, io poi sono un po' scaramantico, lo sapete, all'andata sicuramente noi meritavamo il pari, sono riusciti a strappare quel gol con Moro, credo che era entrato dalla panchina. Vediamo come andrà, è una partita difficile, una partita che il Bari dovrà ragionare su se stesso, senza pensare tanto all'avversario che ha davanti, questo penso io per quello che dicevamo. E poi abbiamo la domenica, Cosenza Spal, sfida salvezza fondamentale per il Cosenza, Genoa Ternana. Anche qua il Genoa affronta la Ternana, ultima partita della giornata. Non mi sta bene che il Genoa giochi sempre dopo aver visto i risultati di quello che fanno gli altri, perché dà un piccolo vantaggio psicologico. E Genoa Ternana, secondo me la Ternana se l'andrà a giocare, non è scontata come col Cosenza la partita. Anche se il Genoa, diciamo, non è uno scontro così disagevole per loro. Non è uno scontro così disagevole per loro. Ragazzi, questo è il punto sulla B. Fatemi sapere cosa ne pensate. Come vedete, la prossima giornata non c'è uno scontro facile per nessuno, tranne che per il Genoa, che ha uno scontro un po' più agevole, perché il Cagliari gioca in casa con l'Ascoli, la Reggina va a giocare a Cittadella, il Parma ospita in casa il Sud Tirol. Insomma, non è facile per il Frosinone, viene a Bari, anche per loro non è una partita facile, ma loro stanno tranquilli perché credo abbiano due o tre bonus di partite che possono perdere. Non è una partita facile per nessuno, le partite saranno sempre più tirate, soprattutto se poi ci sono questi scontri così al vertice, e che quindi possono già indicare una strada, no? Fatemi sapere cosa ne pensate, un bel pollicione, un bel like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, ragazzi, vi chiedo un'iscrizione, sono uno dei pochissimi su YouTube che parla di Serie B, uno dei pochissimi che parla di Bari. Alla prossima, la bella Vicers.